Ciao di Crap, un qui fan, e benvenuti in questo nuovo video di Intanto in Thailandia. Il governo offre test Covid-19 gratuiti ai visitatori malati e vaccinerà i turisti stranieri che richiedono il servizio a prezzi ragionevoli, secondo il ministro della Sanità Pubblica Anuti Charvinakul. Ha anche sottolineato che l'assicurazione sanitaria è ancora richiesta per i viaggiatori provenienti dalla Cina e dall'India, poiché i due paesi richiedono alle persone che si recano lì di sottoporsi a test Covid prima della loro partenza dalla Thailandia. I test antigenici o PCA per Covid-19 verrebbero eseguiti sui visitatori con problemi respiratori, sintomi come parte delle normali misure di sorveglianza delle malattie, ha affermato il signor Anutin dopo aver presieduto giovedì a una riunione del Comitato Nazionale per le Malattie Trasmissibili. Il dottor Tares Krasanayake, Rawlong, chiedo scusa per la pronuncia, sono completamente scioccato. Direttore generale del Dipartimento per il controllo delle malattie, il cui acronimo è DOC, ha affermato che i test Covid-19 per i malati, i visitatori sarebbero liberi. Poiché i visitatori provenienti dalla Cina e dall'India sono tenuti a dimostrare di essere privi di Covid al loro ritorno. Il signor Anutin ha affermato che devono avere una copertura assicurativa sanitaria di almeno 10.000 dollari statunitensi per coprire il loro ritorno. Il signor Anutin ha affermato che devono avere una copertura. Ok. Avere una copertura di almeno 10.000 dollari per coprire il loro trattamento e se ha effetto nel test positivo mentre si trovava in Thailandia. I funzionari ai posti di controllo per il controllo delle malattie trasmissibili controlleranno a caso i visitatori. Hanno l'assicurazione sanitaria. Se i visitatori hanno l'assicurazione sanitaria. Dice, ha detto, coloro che non hanno documenti di assicurazione sanitaria devono acquistare un'assicurazione sanitaria prima di entrare nel paese. Il ministro della Salute ha anche affermato che i vaccini Covid-19 per i turisti stranieri saranno disponibili su base volontaria, a prezzi ragionevoli in luoghi specifici. Inizialmente le vaccinazioni saranno offerte nei seguenti siti: Bangkok, Institute of Dermatology, Thailand, Noppawat, Rajratani Hospital, Lenzing Hospital, Rajaviti Hospital, Pankrak Medical Center, Bamra. Bamranadura Infection Disease
Institute e Institute for Urban Disease Control and Prevention, Chiang Mai Neurological Hospital Chonburi, Pattayarak Health Unit, più che un centro di Covid-19 per i thailandesi, ha affermato il signor Antin, disponibile per i thailandesi e i visitatori che desiderano gli scatti. La maggior parte dei turisti stranieri è già stata vaccinata, ha detto, a livello locale, secondo il DOC. Oltre il 77% della popolazione ha avuto almeno due iniezioni. L'autorità del turismo della Thailandia, la TAT, ha scoperto che alcuni turisti stranieri volevano le vaccinazioni, ha detto. Gli ultimi dettagli su tutte le regole per i viaggiatori stranieri che entrano in Thailandia possono essere trovati nel sito della TAT. Quindi si può entrare in Thailandia, però persone provenienti dalla Cina e dall'India devono dimostrare appunto test negativi, proprio per una questione di scambio reciproco, considerando che Cina e India vogliono i test negativi per quanto riguarda i cittadini thailandesi, per cui la Thailandia richiederà i test negativi da parte dei cittadini cinesi e indiani. In più si potranno fare le vaccinazioni appunto ai viaggiatori. Questo è un altro passo avanti. Non ne stiamo uscendo fuori, ragazzi, da sto cavolo di virus. Comunque, Cocumacrap per avermi seguito e Leopoldo Gamma il prossimo video. Ciao ragazzi, buona giornata.